Torniamo alla politica. Adesso la giunta Amato si appresta nel mezzo cammin di nostra vita, no? Pare che l'abbia già superato. Io... un giudizio da feroce oppositore. No, io non sono feroce oppositore, perché io sarei... come tale però mi auguravo e avrei e speravo di poter mettere a disposizione dell'amministrazione, ma non dell'amministrazione Amato, dei cittadini, certo, siano la mia modesta esperienza di sindaco, di quello che abbiamo maturato in 9 anni. Io invece, senza timori di essere smentito, sono sicuro che a Siciliano finora questo sindaco un record l'ha messo di certo. È il peggiore di tutti i sindaci che ha avuto Siciliano sinora e probabilmente resterà il peggiore da qui all'eternità, perché è difficile che qualcuno possa scendere al di sotto di dove ci sono e possa fare le cose che ha fatto lui. Quali sono le cose che ha fatto e che di fatto ha fatto solo, male? Ha solo anzi, malfatto, malissimo. Ha solo malfatto. Niente, perché non si può amministrare un comune dedicando qualche ora alla settimana, magari sabato sera, oppure delegando persone che con tutta la buona volontà non hanno assolutamente esperienza. Il comune non si amministra. In effetti lui svolge il suo lavoro. Il comune non si amministra qui, il comune si amministra a Salerno, a Napoli, svolge a Roma, il suo lavoro a Bruxelles. Di avvocato e devi muoverti, devi cercare dove e come poter attingere finanziamenti per risolvere i problemi della gente. Guarda dietro di te, vedi che stanno allestendo le coppe per la manifestazione. Tu daresti, quale coppa daresti ad Amato? Di l'ultima. Comunque gliela daresti. La coppa dell'ingiustizia, dell'iniquità e del non varmi, anche un suo sostenitore qui potrebbe forse sottoscrivere la mia dichiarazione. Io sul comune ci trascorrevo, dedicavo perlomeno 7-8-10 ore al giorno, ma non per risolvere tutto, 7-8-10 ore al giorno per risolvere, nella più ottimistica delle ipotesi, il 50-60% dei problemi. È perché non è pensabile che un comune, per piccolo che sia, ha gli stessi problemi che ha il comune di Roma. Perché i comuni non vengono sciolti quando dimostrano incapacità politica e amministrativa? Perché ci sono le collusioni che ci sono sempre state tra il potere locale, il potere provinciale, il potere man mano che si sa. Ma la Bassanini ha fatto bene o male alle amministrazioni? Ma vedi, la Bassanini nella, diciamo che è stata una legge buona e giusta, perché ha snellito le procedure e diciamo ha riservato più spazi all'organo di indirizzo politico, perché un sindaco non deve occuparsi della lampadina che si è spenta, quindi fare in modo che distinguere la fase gestionale dalla fase direttiva, cioè l'organo di indirizzo politico e l'organo di gestione, è stata una cosa buona. Con la, però Bassanini, come sempre capita, non sapeva poi chi erano i destinatari della sua legge. Cioè ha istituito però un po' una figura da gerarca nei sindaci, no? Troppo potere, adesso... No, ma non credo che il problema... Lui ancora... ha voluto assicurare, ha voluto impegnare di più la parte gestionale, quindi i responsabili dei servizi. Però con la differenza che i responsabili dei servizi non sempre... erano, cioè quelli almeno sinora io non ho avuto modo di rendermi conto, di constatare anzi che il responsabile del servizio è entrato o ha, come dire, assimilato le sue funzioni, le sue attribuzioni, le sue competenze. Si chiamano responsabili del servizio oltretutto per l'indennità di funzione che viene loro assegnata. Però Bassanini di fatto ha cancellato il Coreco, che era un organo di controllo importante. Certo, sicuramente era un organo di controllo importante, anche perché la realtà politica dei piccoli centri e anche dei grandi centri, cioè un sindaco che viene eletto e fa il medico, il primario di uno anche ospedale. La Corte dei Conti funzionava meglio quando c'era il Coreco. No, ma quella funziona ancora comunque. Funziona ancora. Funziona cioè... ancora molto attenta. E chi sperpera denaro pubblico potrebbe funzionare anche adesso? No, funziona anche adesso. Funziona anche adesso perché sono molto attenti. Molto attenti. No, quella è l'unica cosa che probabilmente, diciamo, nonostante tutto ha svolto la sua funzione, perché chi gli amministratori che hanno arrecato danno all'erario pagano, prima o poi pagano. Senti, ci sono casi anomali come a Campagna, dove il segretario generale è anche, se vogliamo, un consulente del consorzio. Io su questo...
Cioè lei glielo lascerebbe fare al suo segretario? Io non lo lascerei fare, perché ovviamente ci sono conflitti di interessi e ci sono, come dire, connivenze quantomeno potenziali. Io non conosco il personaggio e i personaggi, però è chiaro che chi gestisce la cosa pubblica dovrebbe, come dire, stabilire delle corsie che non dovrebbero essere tra di loro né comunicanti né intersecanti, perché quando poi io facendo una cosa torniamo... Come fanno a coesistere in questa giunta uomini spiccatamente schierati nel centrodestra e rappresentanti del centrosinistra? Parliamo di... La metamorfosi è una connotazione di tanti politici. Le convivenze molte volte sono più connivenze che convivenze. Parliamo di esponenti di partito, non di tifosi. Sì, vabbè, ma gli esponenti di partito sono quelli che sono riusciti a conquistare, come dire, posizioni particolari o si sono collocati in pole position, per usare un termine automobilistico, per poter poi da quella posizione gestire e governare anche interessi di parte, di partito o di parentele. Se Amato si candidasse domani, quante chance avrebbe di riconquistare la poltrona di sindaco? Credo poche o nessuna. Credo poche o nessuna, perché se i più feroci nemici miei, adesso ti rimpiango, oltre gli avversari, riconoscono di avere vistosamente sbagliato, credo. Poi il popolo è anche, come dire, un animale in senso positivo, sì, capriccioso. Il popolo non è dottore, ma riconosce le sue malattie, no? Chi le causa e chi le guarisce. Sì. Volevi dire questo? Sì, questo sì. Quanto dura la giunta Amato? Porterà a termine fisiologico tutta la legislatura? Io, avrà degli intoppi? Io spero e mi auguro, per il bene di Sicignano, che se ne vada a casa al più presto possibile. Che loro si rendano conto che non hanno fatto niente, che non sanno fare niente, che non vogliono fare niente. E allora, siccome questo paese, nonostante tutto, aveva avuto da me un impulso per creare le premesse per un decollo turistico, e siccome noi abbiamo soltanto qui da vendere paesaggio, natura e aria e anche acqua. E discarica ora, tra poco, perché pare che si debba Valle ulteriormente, della parli di Valle della Masseria, Valle della Masseria, quindi che era... non un'ulteriore vasca a macchia soprana. Non lo so, ma io credo che Valle della Masseria era il sito ideale, sì, ti hanno, penso Serre anch'io. Fece una grossa sciocchezza nel proporre, io lo dissi subito, allora questi vi riempiranno macchia soprana e poi si ripescheranno. Perché Amato non si rese conto che favorendo anche lui macchia soprana avrebbe avvicinato la discarica di Serre a Sicignano? Il suo problema, il suo interesse non era quello di dove mettere la discarica, era quello di apparire e di speculare sull'onda emotiva che in quel momento caratterizzava Serra nella prospettiva di un'eventuale un fatto candidatura di pura vanità, alla provincia. No, non fu un fatto di calcolo politico. E lo candideranno la provincia? Non lo so, tutto è possibile in questo mondo, non c'è da meravigliarsi di niente. In politica mai dire mai. Io mi auguro di no, e spero di no, ma non per fatti personali, perché, ma unicamente perché, ripeto, io in questo paese sono nato, sono lavorato e vorrei anche chiudere il mio ciclo esistenziale. Pensate che questo paese non morirà con me, che dopo di me continuerà a vivere, in modo che i sacrifici che ho fatto io e che hanno fatto anche altri cittadini. Tra i paesi dell'Alto Sele, dell'Alto Cirento, del Medio Cirento, insomma, l'attuale Sicignano dove raccollochi per funzionalità, servizi, amministrazione e pubblica amministrazione? Certamente non ai primi posti. Non so se fu... Il tuo lascito resta ancora o è stato definitivamente cancellato? No, restano le opere che io ho realizzato, per fortuna quelle non le possono mandare via, restano i cantieri aperti di opere che io ho progettato e per le quali ho ottenuto finanziamenti. Certo. So che recentemente sono arrivate 2 milioni di euro come premio a questo comune per aver avviato la raccolta differenziata regionale o europea? Regionale. Non so se lo fonte, io non ho avuto modo di leggere, perché ovviamente il sindaco, certo, se ne guarda bene da farmi sapere questo, perché oggettivamente se sono arrivati 2 milioni di euro, cioè 4 miliardi di vecchie lire per il comune,
per il fatto della raccolta differenziata, siccome almeno quella nessuno me la può contestare, la raccolta differenziata l'ho voluta io, anche a rischio di